Sono diventato ricco, questo è il mio bottino. Ho preso tantissime cose, forse nessuno se ne accorgerà. Oh, è vero, stasera dovevo uscire con Sara. È tardissimo, solo il tempo di pettinarmi e mettere il mio rossetto preferito. Ma non c'è. Chissà dov'è. Vado a chiederla a Nati. Scusa Nati, devo farti una domanda. Sei per caso dove è il mio rossetto preferito? Non lo trovo più. No? E dai, sicuramente l'avrei utilizzato tu. Lo sai che io non utilizzo i tuoi rossetti. E poi a me non piace truccarmi. Quindi mi dispiace ma non ce l'ho. Beh, mamma utilizza i rossetti scuri, quindi questo chiaro non lo utilizzerà mai. Tu, quando ti trucchi, utilizzi i rossetti chiari. Ma Gemma, non posso parlare con te perché devo uscire. E mi sto preparando. Sai, anch'io devo uscire, non ho troppo da vedere, quindi dammi il mio rossetto. Ti ho detto che non ne ho rossetto. Vabbè, cercherò meglio di là. Jenny, questo è l'unico rossetto che utilizzo e tu lo sai. Ti ho detto che non ce l'ho io. Lo so, però visto che io ne avevo un altro uguale a questo, non lo trovo più. Vorrei sapere dov'è. Non lo so, Jenny, sto andando di fretta, non lo so. Vabbè, per oggi metterò questo, ma domani il rossetto deve uscire fuori. Ok. Ma dov'è? Jenny, puoi venire un attimo? Dimmi. Lo so che prima ti ho detto che stavo andando di fretta, ma non riesco a trovare la mia cintura, dov'è? Io non ce l'ho, non utilizzo cinture. Non è vero, hai jeans. Sì, ho i jeans, ma puoi anche controllare. Ho capito, ma non c'è. Ti faccio vedere, vediamo, controlliamo. Beh, io ho solo la mia borsa rossa e gli occhiali che me ne regalano. E quindi io come vado senza cintura? Come sto? Non lo so, io non ce l'ho. Sai che a me non ti piacciono le cinture? Se mi stai prendendo in giro, me lo devi dire. No, perché dovrei prenderti in giro? Stanno tutti dormendo, l'occasione perfetta per prendere qualcosa. Wow! Jenny ha lasciato questo rossetto. Prenderò questo. È arrivato il momento di cercare qualcosa nell'armadio. Sicuramente troverò qualcosa che mi piacerà. Non vedo l'ora. Vediamo cosa c'è. Wow, una borsetta! La prenderò. Per fortuna Johnny non c'è, quindi potrò prendere altre cose. Questi sono perfetti per il mio bottino. Adesso cercherò qualcosa nell'armadio di sua sorella. Vediamo. Ho trovato questa bellissima cintura. Tanto non penso che le servirà. Il mio bottino è sempre più pieno. Adesso stanno dormendo tutti, il mio bottino è pieno, è arrivato il momento di scappare. Finalmente posso uscire. Che cos'è quella? È una sciarpa. Chi è? Non voglio toccarla. Vabbè dai. Il profumo è un po' familiare forse. Non lo so. Non mettere mai in questa sciarpa. E allora è del tuo fidanzato? Stai scherzando? No, un fidanzato. E che adesso magari ti stai sentendo con qualcuno e l'hai portato qui qualche volta. Ma è una sciarpa femminile. No, è un maschile, vedi? Dove l'hai trovata? È nelle scarpe, suona in ghiera. E non lo so, forse sarà di qualcun altro. Che devo fare? Vabbè, io la vado a buttare. No, aspetta, magari qualcuno l'avrà persa. Proprio davanti a casa nostra. Ah, era proprio davanti a casa nostra. Beh, non credi sia una delle coincidenze aver perso dei rossetti, una cintura? E cosa c'entra con una sciarpa, scusa? Magari l'avranno lasciata. Ma chi? Ge? Non lo so, qualcuno che si è entrato in casa per rubare queste cose. No, non penso. Secondo me... la borsa l'avrei persa, il rossetto pure, e magari la cintura, non lo so, forse l'avrà utilizzata nostra mamma. Quindi mi stai dicendo che io avrei perso la borsa con i miei documenti, con i soldi? Sì. Ah, ho
Può capitare, magari, non lo so. Ah, e io non me ne sarei accorta. Cioè, rientrando a casa, la rilascio, cioè, così. Infatti te ne sei accorta, però magari l'avrei persa fuori, non lo so. Sì, me l'avrei detta a mamma, no? Invece io non l'ho detto perché non lo sapevo proprio. Comunque questa sciarpa, non lo so, conservala, magari è di qualcuno. Di qualche... Vediamo. Magari di qualche minatore segreto. No. Può darsi. Jenny, puoi venire? Dimmi. Scusi, non riesco a trovare la mia borsa bianca. Hai presente quella borsa piccola? Sì, ma io non l'ho presa. Cosa vuoi da me? Ma mi devi spiegare, perché è da giorni che stanno sparendo le nostre cose. Non lo so, anche a me sono sparite delle cose. Quelle che ho già capito, sai. Ma a me serve la borsa bianca, era simile a questa. Che non lo so, neanch'io so dov'è. A Quindi, me è sparita. L'altra volta ho perso la cintura. Adesso la borsa bianca. Tu hai perso il rossetto. Anche dove sono? Appunto, anch'io ho perso qualcosa, quindi non lo so dove sono. E quindi? Non Come lo so. Come facciamo adesso? Cioè, io quale borsa utilizzo? Jenny, dobbiamo assolutamente trovare una soluzione, perché se tu non prendi le mie cose e io non prendo le tue cose, allora chi è che ha preso tutte le nostre cose? Tranquilla, Nati, ci stavo già pensando. Allora, innanzitutto scriverò tutte le cose che mancano in questa casa. Allora, a me manca una cintura. Ok. E poi una borsa. La borsa com'era? Era bianca e piccola, con delle decorazioni dorate. Invece a te mi sembra che mancano più cose. Sì. Il rossetto. Poi a te manca anche una borsa, mi sembra. Sì. Dobbiamo assolutamente trovare una soluzione per questi furti. Vero. Che ne dici se stanotte rimaniamo sveglie? Sì, l'avevo pensato anch'io. Ma secondo te è stato qualcuno della nostra famiglia a prendere le cose? Non lo so, Nati, però nessuno della nostra famiglia ha quella sciarpa, quindi non penso proprio. Ah, quindi per te questa sciarpa c'entra con i nostri furti? Sì, un pochettino sì alla fine, cioè era proprio... Ma avevi detto che ero l'ammiratore segreto! Stavo pensando anche a quello, però visto che sono sparite altre cose, sai? Non lo so. Può darsi che hai ragione tu. Quindi stasera rimaniamo sveglie. Sì. Ok, allora dobbiamo inventarci un piano, che ne dici? Magari potremo chiudere la luce, visto che ti conosco. Facciamo finta di dormire. Sì, faremo finta di dormire.